Buongiorno a tutti amici appassionati dei mezzi d'epoca. Oggi è il 22 luglio 2024, vi vengo a mostrare questo 24036, penso che sia l'ultimo video di questa giornata. Se non arrivo a qualche colpo di scena, questo è l'ultimo video di questo grande viaggio che ho fatto, non tanto per la distanza ma più che altro per la rilevanza dei mezzi che ho visto oggi, veramente qualcosa di eccezionale. Turbostar 24036. Adesso aprirò un grande dibattito perché il 24036, a detta mia, è il miglior Turbostar. Secondo me, dal punto di vista lavorativo, avessi da lavorare con questi Turbostar, il miglior Turbostar con il quale avere a che fare è il 36. Perché dico questo? Il 36 ha una meccanica veramente stupenda, motore 6 cilindri in linea Fiat 8220, non mi ricordo le sigle, faccio sempre una confusione. Al motore 6 cilindri Fiat più riuscito dell'Iveco. A detta mia, il motore più riuscito Fiat è quello del 36, che di conseguenza è anche quello dell'Eurotech 420. 190-36 ed Eurotech 420 sono i due camion migliori della Fiat, secondo me. Perché? Meccanica di vecchia concezione, sono dei motori testati e ritestati varie volte, nati nel 64 col 619N, quel progetto del 6 cilindri da 13.000 di cilindrata, è nato nel 64. Sono motori, questi del 36 e del 42, sovralimentati, turbo, motori performanti e dai consumi veramente bassi rispetto alle altre opzioni. Per me, ovviamente, con la concezione del lavoro secondo il mondo moderno, che deve avere bassi consumi, comfort, questo è ancora un mezzo all'avanguardia. Questo mezzo, secondo me, è ancora un mezzo prestante per il lavoro che dovrebbe fare. 24036 è già la seconda serie di Turbostar, 1988 in poi, prima serie è nata nel 1984 con 190-42 e 190-33, 36 è coevo del 48, 190-36 sarà anche nominato per certi mercati 190-38, perché? Perché secondo il calcolo delle potenze questi camion hanno 377 cavalli e non attorno ai 360, intorno ai 380. Per la Polonia, per i mercati esteri, si chiamerà poi 190-38. Che differenza fa tra 190 e 240? Che il 240 è il terzo asse originale di fabbrica. Però parlare di 190-36 e 240-36 è la stessa cosa, se non per la configurazione che hanno. Particolare del cambio è un ZF, era la seconda, c'erano due opzioni, Fuller ZF, questo è uno ZF, è un cambio comunissimo, è un cambio che si trova veramente in tantissimi modelli di camion, Mercedes, Iveco, Fiat, si trova veramente da tante parti del mondo, è uno dei cambi più diffusi al mondo secondo me. Particolare che è ribaltabile, sponde d'alluminio, veramente ben allestito, con uno spoiler carino e qui restaurato che prende la polvere e si fa addobbare dalle ragnatele. Veramente speciale,
dotato ancora di entrambe le brandine, veramente particolare vedere un Turbostar con ancora tutte e due le brandine, ancora il cellophane in cabina. Veramente, veramente qualcosa di speciale questo Turbostar 36. Io vi saluto, vi auguro una serena domenica, vi invito a iscrivervi al mio canale, a guardare tutti i miei filmati, a raccontare le vostre storie, i vostri pensieri, i vostri pareri, i vostri saperi di meccanica. Vi mando un abbraccio da parte mia e un augurio di una serena domenica.